pare che sia confermata questa notizia che mi lascia, ripeto, più che Bruno, sì. Bruno, e presumo che dipenda dalle considerazioni che facevi prima tu. È chiaro che adesso dire motivi che di opportunità con questi qua come si fa, ma d'altra parte con quale spirito anche i giocatori scenderanno in campo? È chiaro che a questo punto il risultato diventa assolutamente irrilevante. Giocare con queste cifre è assolutamente inaccettabile. Ho accanto a me Carlo Nesti, il quale mi dice che esistono, e anche qui siamo veramente nel grottesco, due versioni ufficiali, una secondo la quale i morti accertati sarebbero 36, cifra che io vi ho dato, e una seconda invece in base alla quale i morti sarebbero 24. Ti ripeto che giocare con queste cifre è assurdo. Però speriamo perlomeno che sia valida la cifra più bassa. D'altra parte è anche compito del cronista cercare di dare le notizie così a mano che giungono. Io chiedo scusa a tutti per la frammentarietà di queste informazioni. Ora sta diventando meno credibile la notizia che vi ho dato secondo la quale la partita si giocherà, mentre sempre Carlo Nesti mi ha riferito che le autorità adesso tentano di fare restare all'interno dello stadio la gente che, come vedete, si è un po' tranquillizzata, soprattutto per consentire alle forze dell'ordine di riorganizzarsi e poi di far defluire la folla, si giochi o meno la partita non importa, in condizioni di accettabile sicurezza per evitare altri scontri e contatti. Incidenti e danni. Vedete intanto che qui ci sono ancora alcuni giocatori della Juve in tuta, vedo Bodini, vedo il dottor Laneve. Sì. Naturalmente ormai si sono resi conto tutti di quello che è successo. Ora il manto erboso è sgombro e anche sulla pista di atletica permangono quasi esclusivamente poliziotti e gendarmi. Vi ripeto che queste immagini vi giungono in diretta dallo stadio Heysel di Bruxelles, dove era in programma la finale di Coppa Campioni tra la Juventus e il Liverpool. Prima dell'inizio della partita sono scoppiati degli incidenti, sono state travolte recinzioni del campo e sono cadute alcune cancellate, ci sono delle vittime.
continuano ad affluire allo stadio forze dell'ordine, magari si sarebbe potuto anche pensare prima. Certo, l'alternativa a questo punto è giocare una partita in stato d'assedio praticamente, oppure rischiare lo sgombero dello stadio con la folla delusa anche dall'appuntamento calcistico mancato. Come dicevamo prima, qualsiasi decisione d'altronde prenda l'UEFA in accordo con i capitani delle due società è una decisione che comporta determinati rischi. Ecco, Barletti mi dice che sta arrivando ora un battaglione mobile, sono bollettini di guerra, no? Non sono più notizie che possono in qualche modo riguardare nemmeno indirettamente una partita di calcio. Vedete difatti che ora il numero delle forze dell'ordine è considerevolmente aumentato. E qui sarebbe davvero il caso di tirare in ballo la vecchia storia della stalla che viene chiusa dopo che i buoi sono già scappati. Non si dà maggior credito né alla versione delle 36 vittime né a quella delle 24, mentre pare confermato che le squadre scenderanno in campo. Non credo tuttavia che nemmeno i giocatori saranno nella possibilità di interpretare il loro compito con quel minimo di serenità che si conviene a una tensione agonistica. E adesso questo dispiego di forze diventa addirittura grottesco. È quasi a sottolineare il clima di guerra. Sopra lo stadio Isel ora sprecciano addirittura dei reattori. Di tanto in tanto insisto ancora, ma sono immagini che giungono in diretta da Bruxelles, cioè dal stadio dove avrebbe dovuto giocarsi la finale di Coppa Campioni, che era programmata per le ore 20:15, è passata oltre un'ora.